mi trovavo nel centro di salute mentale di una ASL dove svolgevo il tirocinio. Il ragazzo che stavo vedendo per la prima volta aveva delle chiare percezioni paranoiche. Io l'ascolto in silenzio mentre mi dice di quante certe persone lo facciano uscire di testa e di quanto questo gli faccia venire voglia di menarle. A quel punto fissa lo sguardo sui miei occhi e mi dice: ed è esattamente come mi stai facendo sentire tu in questo momento. Io cado dal pero. Io, gli dico genuinamente, visto che stavo davvero semplicemente ascoltando quello che mi stava dicendo con interesse. E lui risponde: sì. A quel punto guardo in aria e gli dico: beh sì, sai, è che a volte hai presente la sala d'attesa? Indicando con il dito verso la direzione dove si trovava la sala d'attesa. Lui cambia impercettibilmente sguardo. Quella da dove sei entrato stamattina, no? Sì, mi dice lui. Ecco, continuo, uno magari non ci pensa, però magari uno entra, c'è gente, c'era gente oggi quando sei entrato? Sì, afferma lui dopo un attimo di esitazione. Beh, continuo, magari uno entra senza pensarci e magari pensa in quel momento chissà gli altri cosa pensano di me e allora si mette a guardare gli altri per capire cosa pensano e magari poi effettivamente trova qualcuno che lo sta guardando, che lo guarda di rimando perché si accorge di essere guardato e a quel punto pensi che effettivamente stava pensando qualcosa di te, perché poi magari l'altro non sta pensando niente, semplicemente ti rimandava il suo sguardo o magari ti stava guardando per caso, magari non ti stava guardando affatto. Vedo in lui la difficoltà nel seguirmi, come forse avrete avuto anche voi, e a quel punto gli dico: come va? E lui mi guarda e fa: meglio. Goleman ci ricorda che quando ci troviamo di fronte a qualcuno che prova un'intensa rabbia, una cosa che possiamo fare è usare la distrazione. Mentre lo sfogo è un mito bello e buono, in particolare quello fisico, la distrazione davvero aiuta. Aiuta a ridurre la carica emotiva, come nel mio caso in cui volutamente portai l'attenzione della persona da un'altra parte, volutamente con un discorso caotico, sconclusionato, che sembrava non avere né capo né coda o che era molto difficile da seguire. L'ispirazione ovviamente me la diede la tecnica della confusione di Milton Erickson. Ma un altro modo per sedare la rabbia è la razionalizzazione. In generale l'attività dei lobi prefrontali modera e inibisce, diminuisce l'attività del sistema limbico. Potremmo dire in altre parole che l'attività del pensiero razionale, magari mediato anche dal linguaggio, diminuisce, interferisce con un incendio emotivo in corso, raffreddandolo. Di fronte a una persona che sta provando un'intensa rabbia potresti quindi provare degli escamotage per attivare i suoi lobi prefrontali. Nel mio video come gestire la rabbia spiego alcune tecniche per farlo, però potresti prendere diversi spunti da questo funzionamento universale. Riuscire a far distrarre la persona o interferire grazie alla razionalità possono essere degli utili stratagemmi. Ovviamente devi stare attento a non produrre l'effetto opposto. Spesso infatti quando una persona collerica si sfoga, la spiegazione razionale di un'altra persona non funziona. Il problema potrebbe essere che si usano parole che alimentano la rabbia anziché diminuirla, che nutrono per così dire il sistema limbico. Un buon modo di usare questa cosa in seduta è quella di far razionalizzare la persona stessa usando magari delle domande esplorative e depotenzianti. Anziché cercare di condurla a capire o anziché di cercare di calmarla, fagli spiegare a lei razionalmente ciò che sente e prova. Questa sarà una vera e propria interferenza dei sistemi, dei lobi prefrontali sul sistema limbico. E se la situazione è davvero scottante, puoi provare la distrazione. Dopotutto è meglio di fronte a un fuoco indomabile fare un passo indietro e lasciare che si spenga da sé.